teraz jeszcze klasza nie ma. Umiejętności specjalne dostępne. Tak samo jak i dostępne jest to łombo kombo ze strony Agoron. Ed eccoci qua, signore e signori, bentornati in questo sabato pomeriggio di Amazon European Masters, altro quarto di finale e la sfida è per le baguette. Si combatte, signori, BDS Academy contro Vitality B. Sfida tra Academy francesi, big match, se ce n'è uno. È il big match di questi quarti. Sicuramente abbiamo discusso a lungo di come la Francia non potrà portare quattro squadre in top 4 proprio per la presenza di questo scontro fratricida tra BDS e Vitality. È uno scontro che effettivamente prima o poi avremmo dovuto vedere, se non questo direttamente uno scontro tra squadre francesi, quindi di questa magnitudo. Come vedete dal tabellone, sono soltanto loro a doversi far fuori l'un con l'altro ai quarti di finale, con già due squadre su due quarti di finale disputati dalla Francia che si sono prese il proprio slot, quindi se non altro la certezza sarà di avere almeno una finalista francese, questo sì, perché uno scontro di semifinale in parte bassa. Qualcuno tra Game World e i vincitori di quest'oggi dovrà uscire. Ieri abbiamo assistito a una banger best of five che è andata esattamente al quinto game alla bella, a Silver Scrapes, per risolvere con gli LDLC che sono stati in grado di imporsi sul primo seed NLC, i Dusty. Oggi lo scontro è su un asse molto vicino, tra il secondo seed francese e il quarto seed che arriva dal play-in, il terzo seed che arriva dal play-in, chiedo venia. Quindi sono lì, anche in campionato domestico sono arrivate spalla a spalla queste due squadre. Assolutamente sì, non si sono affrontate in best of five queste due squadre, perché i BDS Academy avevano battuto gli LDLC nella finalina del winner bracket per raggiungere la grand final. Gli LDLC hanno invece sconfitto per 3-1 a memoria i Vitality B, che a sua volta avevano eliminato i Game World che abbiamo visto in questa settimana. E però proprio il 4-2 invece al group stage nei gironi di questi Vitality B, chiaramente nel girone forse è più difficile di tutti quanti, abbiamo detto tante volte, quel gruppo A così maledetto con gli Unicorns of Love che vedremo domani nella loro edizione sexy a rappresentare la Germania, probabilmente il miglior team non francese che abbiamo finora a questo EU Masters, che ha messo i bastoni tra le ruote e ci ha regalato questo scontro appunto tra due rappresentanti LFL con la garanzia di una finale con almeno una squadra francese su due, BDS Academy che però sono, detto più volte questo da me, da Moonboy, da te, l'abbiamo ricordato tutti quanti, anche Trulian, ovviamente parliamo anche di Trulian poverino che sennò ci rimane sempre indietro, sono il super villain, sono una squadra veramente di caratura elevatissima. Assolutamente, sono tanti i nomi che tra i 10 che vedremo schierati quest'oggi vi ricorderanno l'LEC, non è un caso, non vi state sbagliando, tanti di questi giocatori sono passati proprio da quelle parti, chi da titolare ingombrante, chi anche solo da riserva, penso sempre a Skins che, se non erro, fatto almeno delle comparsate da riserva del roster LEC, e chi non ha fatto parte di roster LEC è comunque un player assolutamente fuori scala. Di questi penso ad esempio a Diplex, che è uno dei tuoi giocatori preferiti di questa competizione, un talento giovanissimo, classe 2003. Dall'altra parte Shio, se non erro, è l'altro player che non ha preso parte ad alcuno split, jungler dei BDS Academy, quindi comunque stiamo parlando veramente di gente che potrebbe benissimo arrivarci. L'EU Master serve proprio a questo, una vetrina, la competizione massima per ERL, poi sapete che l'LEC invece è un discorso a parte, lo slot va acquisito, è un campionato più alla NBA, per intenderci, così di franchising.
Però sì, questo è il meglio che l'Europa ha da offrire, è lì sì a parte, quindi comunque aguzzate la vista perché vedrete sicuramente delle giocate straordinarie, in particolare se posso già iniziare un po' a suggerire dei key player smash-up, top lane perché Shygenda è a detta di molti il miglior top laner fuori da LEC, Adam è sempre stato una bella mina vagante da andare a vedere che stesse giocando in LEC, che stesse giocando in RL o che stesse giocando a livello internazionale, anche se la sua esperienza è stata breve, è un giocatore su cui sicuramente porre lo sguardo. L'altra è la corsia dei veterani in bot, Crownier Dot, Jessica Jackthrall, ci sono 40 anni di esperienza in LEC cumulativa là sotto. Tra l'altro, andando a recuperare un po' di dati prima della partita, ho potuto controllare Diplex, oltre sì, giovanissimo, l'hai detto tu giustamente, classe 2003, estremamente giovane. Gioca professionalmente dal 2019, è tutt'altro che un giocatore inesperto nonostante la giovanissima età, è ormai un veterano dal 2020 con la maglia delle Vespe, della seconda squadra ovviamente delle Vespe, ma ti faccio un gioco. Visto che hai detto del passato di Skins, hai parlato del passato di Shygenda e tutti quanti, se ti dico Shygenda, Skins e Crownshot, c'è qualcosa che ti viene in mente? Di preciso, mentre siamo pronti con la Champion Select, quindi la tagliamo brevemente questa storia. Shygenda, Skins e Crownshot hanno Sì. giocato tutti insieme in un roster. Esattamente. Sono stati LEC a un certo punto tutti Spring compagni. 2021. Non un bellissimo anno per i Vitality, quello visto che quel roster chiuse al decimo posto, però Crownshot è arrivato dopo al posto di un certo Comp, che adesso magari avete sentito nominare più recentemente, mentre qua ci sono un po' di problemi sulla grafica perché ovviamente il jungler di Vitality B non è l'Incas, ma è lo skins che abbiamo parlato finora, ma siamo pronti con questa Champions Select. E tra l'altro mi ricordo di quello split perché è Sì. stato il mio primo Elm, è stato il mio split di debutto sul Fanta LEC, che mi guardai molto bene dal prendere giocatori dei Vitality, viste le loro performance molto inconsistenti quell'anno. Però effettivamente vi ricordo. Beh, devo dire che già, innanzitutto, la grafica, un po' di studio, vediamo un pochino di sneak peek a quello che potrà essere uno studio in vista dei mondiali, ma fa stupore la presenza di una Caitlyn in B1. Questo è sicuramente l'elemento più strano all'interno di questa draft, meno quello dei ban, se voluti andare addirittura a togliere Kalista e Draven dallo stesso lato, quello di BDS Academy, proprio per voler togliere tutti AD Carry, quelli un pochino più proattivi, un pochino più ingombranti in lane, per aggiudicarti quello che comunque a suo modo lo è un carry aggressivo ingombrante come Caitlyn. Quindi a questo punto è il miglior carry quasi che tu possa andare a prendere tra quelli veramente proattivi. Gli avversari sono costretti sulle per carry e già in R3 fanno che risolvere la pratica e andare a prendere Aphelios. E a questo punto quella Karma è un pick molto forte, lo sappiamo, può essere anche flexata. Non vorrei vedere Come? Diplex e Shygenda su una Karma, però potrebbe essere quella chiave, ma è sicuramente un importantissimo takeaway da Caitlyn perché è uno dei matchup storicamente più forti contro Morgana, contro il support che si va ad accompagnare alla Caitlyn, quindi occhio a quello che ora devono andare a piccare i BDS per DOS, perché comunque sappiamo essere un giocatore che ha una champion pool molto ampia. Però senza quella Karma, anzi con quella Karma in ballo, saltano un po' di note. Mentre qua adesso ovviamente il focus va sulle solo lane. Perché hai parlato di top lane, abbiamo parlato anche di mid lane. È chiaro che bisogna andare a concentrare i ban in questi lati di mappa. Sì, è un matchup che avrebbe reso la vita praticamente impossibile. In assenza di Kalista Draven, portare Karma a fianco di quella Kate avrebbe reso la linea ingiocabile, ma non è l'unico supporto che può farlo. Abbiamo visto tantissimo Caitlyn Lux, in generale tutti quei maghi slash enchanter che comunque possono fornire wave clear e kill pressure a Caitlyn sono ottimi compagni di reparto. Molto importante anche aver trovato un jungler esplosivo come Wukong per quel reparto, per la giungla, perché comunque con una lane così aggressiva sotto in bot devi cercare di avere un jungler che metta un po' più di pressione anche solo a livello psicologico, perché altrimenti gioca sempre in metacampo nemica, nega un sacco di risorse al carry schiacciato sotto torre e può divare, probabilmente. Può divare con l'aiuto di Sejuani se sarà jungle e del proprio supporto che appunto se dovesse essere un chanter metterà scudo. Renderà ancora più agevole la manovra di dive. E per questo forse anche che vanno a mettere Ahri nelle mani di Diplex, perché anche Ahri può fare quasi il ruolo del jungler per opporsi allo strapotere di bot. Insomma, sta creandosi una classica asimmetria in mappa dove i BDS Academy stanno investendo moltissimo sulla bot e in parte anche sulla top, essendosi presi un carry proattivo come Aatrox, mentre dall'altra parte, accettato di dover giocare lato debole con Aphelios, vogliono potenziare jungle e solo lanes. Vediamo perché manca solo il supporto per DOS, come anticipato si prendono un pochino di tempo, vanno a mettere Aatrox oltre che come forte carry, come forte pick DOS che a sua personale. volta è sbagliato in grafica, non è vero? Mo' Sì, guarda che mi ci Erdot. fai pensare Erdote, Ah, ok, giustamente. abbiamo due intrusi. Sono due impostori. Attenzione, perché quella
è la bananosa Soraka che arriva a deliziarci in corsia inferiore. Non mi tentare, Jack Troll. Ti prego, non mi tentare. Sarebbe interessante, ma mi sento di dire sconsigliato. Anche perché quella è la lane, abbiamo detto, da lato debole. Devono già accettare che contro Caitlyn e qualsivoglia pick devono assumere una posizione un pochino più cauta. Mi piace che abbiano saputo girare, però, devo dire, BDS Academy. Una volta ha insistito così tanto sul rimuovere Karma, rubandola, e sul forse non voler giocare Lux da parte di Ardott, perché questo comunque era un elemento che in realtà mi aspettavo da parte di BDS Academy, andare a ragionare su una top, come mi aspettavo, molto aggressiva, ma con anche la possibilità di vincere side. Camille è un matchup scomodo alla lunga per Aatrox, può essere simbolizzata all'inizio proprio perché è un campione che non ha molto dalla sua, dall'ormai 2021, che hanno nerfato pesantemente il sostegno della sua W, la frequenza con cui trova gli scudi con la passiva, il danno stesso della W e il cooldown della E. È un campione che ha visto tanti passaggi per arrivare a un ottimo carry da sideline, che deve scalare, che deve ingranare, ma fianco Wukong e Ahri è più che mai improbabile che sia la top a ricevere assistenza anziché la bot. La botlane nel suo essere weak side è comunque piuttosto autonoma, c'è tanto wave clear da quelle parti, esatto. C'è anche il Karma che comunque ha quell'escape button della E mantrata per portarsi dietro il carry sotto torre al sicuro. Credo proprio che vedremo appunto Vitality B lavorare su solo lane topside, mentre dall'altra parte la Caitlyn chiamerà a sé presenza del jungler, dive e gioco un po' più proattivo da quella parte della mappa. Detto questo, le due composizioni sono molto simili per le tempistiche con cui vanno online. Hanno un pochino più di late game sicuramente Vitality B, avendo dei due carry da side il carry più longevo, Camille versus Aatrox, e dei due hyper carry in corsa inferiore a Felios, che outscala Caitlyn. Quindi sicuramente per Vitality B un pochino più di comfort nel giocarsela anche da perdenti nella fase di corsia. E vediamo allora questa partita, queste analisi, come andranno a sposarsi con quello che vedremo effettivamente in game. Siamo pronti con il primo di possibilmente 5 scontri tra BDS Academy e Vitality B. Mi raccomando, bet e hashtag, perché ancora siete in tempo per fare tutto quanto il dovuto. E cose da notare velocissimamente: c'è un lume di controllo da parte di Sheo che andrà a piazzare subito. È una mossa che abbiamo visto molti jungler che non vogliono temere particolari volontà di duelli degli avversari. Ovviamente in un matchup Wukong contro Sejuani, diciamo che Skins potrebbe tranquillamente evitare di cercare invade contro un campione del genere. È un matchup in cui, allora, ci sono un po' di diciture. A me piace molto quella che va a dividere i jungler in categorie di carnivori ed erbivori, proprio per sottolineare quanto un jungler voglia stare sulle corsie a interagire con i campioni nemici e quanto un campione invece voglia dedicarsi ai campi. E abbiamo proprio un matchup di questo tipo. Detto ciò, non sarebbe comunque un duello che si risolve alla veloce. Dovrebbe davvero trovare un trade molto lungo, perché se suoni con l'aftershock e quant'altro, con delle corsie che comunque possono anche trovare la prio davvero da tutte le parti, top, mid e bot, deve darsi un pochino una regolata Skins. Quindi potrà più che altro giocare quel classico playstyle che io amo definire da watchdog, da cane da guardia sulle corsie. Poi, per carità, dovesse trovare un invade, quello si può fare, dovesse trovare un duello, lo potrà prendere. Tutto è determinato però dallo stato delle due corsie, che definisco un pochino più volatili, mid e top. Dicevo, bot non ho dubbio che possa prendere prio Crowny. Attenzione a Jektro, che gliela può contestare con le comandate di Karma, ma dubito che vorrà giocare in metà campo nemica perché ha Felios. Top all'inizio dovrebbe vincere Adam. Riker dovrebbe difendersi, perché lo sappiamo che Azir può poccare, può trovare anche un pochino di shove e trovare addirittura il livello 2 per primo, come succede in questo caso. Assolutamente lineare. Quello è l'unico matchup su cui abbiamo veramente tante informazioni, perché l'abbiamo visto così tante volte che non ci deve stupire in assoluto. Non ci deve stupire la pressione che Erdote sta riuscendo a mettere su Jektro e Jeskla, perché comunque Karma è un pick che può ribaltare molto spesso le sorti di una lane, essendo un campione che preme molto contro Soraka. Questa volontà deve assolutamente venir meno. E tornando al discorso che facevi in apertura su come queste due squadre dovrebbero andare a interpretare la partita, è curioso che siano i BDS a abbandonare la top lane, a voler magari abbandonare la top lane, perché c'è scritto Adam su quella nameplate, e sappiamo cosa vuol dire nel bene e nel male. Sì, è un po' paradossale la situazione, perché è vero che il patting sta di fatto isolando Adam, ma ti dirò, sai che secondo me Adam non lo puoi minimamente disturbare fino al 5 al 6, perché purtroppo, per quanto possano giocare 2 di 1 Saiyan e Skins, hanno una tipologia di campioni che non fa lungo lockdown su Aatrox e non dovrebbe avere il danno per buttarlo giù. Quindi nel trovare un isolamento per Adam, in realtà Shio sta giocando
per se stesso, facendo un full clear dei più 2021eschi che mi vengono in mente, e nel mentre Adam in realtà non dovrebbe troppo soffrire la situazione, proprio perché Aatrox è così tremendamente sbagliato. Quando deve far fronte a poco danno da parte degli avversari, trova veramente l'idillio per il suo kit, va a sostenere tutto. Infatti non dovrebbe avere troppi problemi anche a giocare con questo accumulo. Sì, e infatti la presenza di skins è solo per impedire che Adam possa cercare giocate strane, per assicurarsi che non ci sia da quel lato di mappa Sheo. Tra l'altro ora si va a farmare anche i Krags per il fulcrio di cui parlavi. Qua occhio perché viene immobilizzato Erdote, colpo di Gravitum e dalla distanza grazie al marchio del Calibrum, ma nulla di troppo grave alla fine. Erdote aveva anche il barrier, midlane. Trova lo shove, trova la pressione Azir, però l'electrocute è qualcosa che effettivamente spesso non consideriamo. Molto spesso in questi match a pari rinuncia a quella dura. Beh, abbiamo visto tantissimo nell'anno solare in cui Ari si è giocata un totale abbandono dell'electrocute, sì. Ma quello che è successo, se non ricordo male, in 12-14 è che il ramo rosso ha ricevuto una bella iniezione di valore. Uh-huh. E tutte le runette, dal Sudden Impact a, se non ricordo male, l'Electrocute stesso, non ci mettere le mano sul fuoco, ormai siamo tante facce indietro, anche perché si sta ancora giocando Leo Master in 12-15, ma nel mentre stiamo già pregustandolo a 12-18, quindi siamo un bel po' indietro. Però sì, in generale il ramo rosso ha ricevuto una grossa iniezione di valore proprio perché si stanno ancora in 12-14, si stavano ancora mettendo assieme i pezzettini, si stava un po' riparando la durability patch, che aveva lasciato tanti campioni particolarmente contenti. Troll trova l'immobilizzamento con il suo laccio spirituale, ma nulla di più, nulla di meno in questo caso. Fa strano vedere ora Crowny così allontanato dalla wave, ma Jesk l'ha lasciato da solo con il Gravitum che fa danni sul singolo minion, permette un facile wave clear, un facile controllo dell'ondata. Con l'inferno potrà wave clearare appena vorranno pushare in avanti, invece Vitality B, quindi questo è il momento in cui veramente Aphelios non teme i confronti, o che ovviamente il range di vantaggio di Caitlyn dovrebbe iniziare a farsi sentire. Infatti vediamo che già il danno sull'ondata si fa ben più netto, ben più massiccio, con anche la presenza di Shio che permetterà, o potrebbe permettere più che altro ai BDS, di giocare in maniera sfrontata. Non è quello che vogliono fare, è chiaro, non sei ancora in quel momento della partita in cui Soraka è l'ambulanza, cioè bisogna completare almeno gli spec di cristallo di Bendel per ottenere quel primo spike importante. La cosa che mi sta preoccupando di più però, se sono i BDS, è comunque il modo in cui Diplex sta gestendo questa cosa centrale, perché parità di farm non è la cosa veramente importante, una placcatura persa sì, però i trade l'abbiamo visti ed è sempre minaccioso. Sì, è giusto che Diplex trovi quanta più pressione possibile in uno contro uno gli riesca, perché questa è un'area che vorrebbe attivarsi sulla mappa, l'abbiamo già detto, è quasi scontato che il duo, il dynamic duo Ari-Wukong sia la coppia di campioni che in questa fase di corsia dovrebbe avere la maggiore agency. Dovrebbero essere i campioni che guadagnano addirittura tempi sulle corsie, con Ari che sciova in faccia ad Azir e va a trovare Rom. La realtà è che Azir è un ottimo pick, almeno a rispondere a questo tipo di playstyle, ha abbastanza strumenti da pulire le ondate e da costringere Diplex a perdere qualcosina nell'andare a cercare i Rom. E allo stesso tempo Diplex, l'abbiamo detto, dovrebbe star lavorando per dei campioni che ancora non sono online, come Aphelios e Camille. Quindi sì, Diplex può concentrarsi sul suo matchup, chillarsela in mid, ma non dimenticarsi che dall'altra parte del Rift c'è una Zir che lo scala. Non sarà una partita di quelle infiammate fin da subito, nonostante Jektro allora vada in profondità a zonare ulteriormente Erdote dalla torre, però appunto è solo Soraka, perderà un po' di esperienza. È grave che Soraka perda esperienza, perché al 6 può trovare dei trade veramente spropositati già nel 2v2, ma mi interessa relativamente a questo punto. Molto più grave, considerando il matchup botlane, quello che sta facendo da solo Jeska. Tra l'altro non abbiamo potuto vedere le armi, ma penso sia arrivato adesso effettivamente ai suoi chakram e ha preso due plate, quindi probabilmente l'ha fatto effettivamente. Qua Diplex può essere molto minaccioso con la sua Suprema, ma Flicker con la sua scorta imperiale dovrebbe gestire tranquillamente ogni volontà di all-in di Diplex. Quello sì, è un checkpoint importantissimo della partita di Azir, proprio per rompere tutte le possibilità di aggressione, anche 2 contro 1 che il jungle mid 2 avversario può trovare verso Azir. È già un campione comunque che gode di mobilità con le sabbie mobili, che può addirittura condurre una fase da corsia da aggressore in questo matchup. Molte volte abbiamo visto il matchup andare a rovescio, motivo per cui mi sentirei quasi definirlo uno skill match. Poi inevitabilmente tutta la mobilità di Ari, il suo danno burst, vanno a renderlo
un pochino più monodimensionale come matchup, con Azir che si difende dall'aggressione di Kari, ma questo non è assolutamente la verità dei primi 6-7 livelli. Quello è assolutamente ancora un ambito in cui Azir può dire la propria. Quando sposto lo sguardo in botlane, vedo che però Jessica sta vincendo il duello di farm a distanza. A distanza più che mai, visto che cerca di non interagire con l'avversario. Jessica lo fa adesso brevemente, ma questa è un'ottima notizia per i Vitality, perché è uno dei due hyper carry che, come ho detto post draft, rappresentano l'outscaling. Bella comandata. La piccozza di Jessica si può far sentire in questi trade diretti contro Caitlyn. Molto sceo, perché a livello 6 arriva infatti subito in avanti. Bello il fake del recall, bello l'intervento del jungler, facile il primo sangue con questa da Bilias Academy. Non male perché va a trovare la che ormai scherzosamente sto definendo la primiera nel gioco della scopa, no? I draghi, il messaggero, i 4-7 fondamentalmente, i 4 punti, e li stanno trovando veramente tutti, non fosse che Skins è andato giustamente a ripiegare dopo il primo sangue trovato bot sul messaggero, quindi non sarà 4 su 4, non sarà i primi due obiettivi, quindi messaggero, drago, prima kill e prima torre, perché il messaggero almeno lo trovano i Vitality. Ma rivediamo l'azione, qui è la partita molto bene, la percussione di Jessica e Jackal, tra l'altro con il famosissimo duo Red and White, Don't Fight, trasformato poi in Green and White, un po' più digitata, un pochino meno di sustain. Non ha Jackal visto nel futuro la possibilità che Shio stesse lì abbarbicato nel Tribash e che con la Q di Sejuani potesse varcare quel muro e trovare la connessione per il primo sangue. Il primo sangue va nelle tasche di Sejuani e direi che va bene così. Proprio perché Sejuani, dei campioni del quintetto dei BDS, era forse quello che doveva ancora un pochettino giocare più all'insegna del full clear e della passività, e con questo aiutino potrebbe chiudere più velocemente il mitico, farsi vedere sul prossimo Dragonfight ed essere il frontliner di cui hanno disperato bisogno, dire che... Sì, per tornare al paragone erbivori-carnivori, Sejuani in jungler particolarmente erbivoro, però poi deve attivarsi sulle lane per farsi sentire. Adesso gli hanno fondamentalmente fornito la Macedonia. Ha detto, ok, hai la kill, sei pronta, combatti adesso, perché ce n'è bisogno. E a questo punto si può attivare anche la carta trappola del gank top lane, perché una cosa che non abbiamo considerato, c'è un solo campione corpo a corpo nella composizione dei BDS, e solitamente è quello che vuoi andare a parecchiare se sei una Sejuani, ma Sheo è ancora qua in corsia inferiore a coprire, perché sono molto in avanti Jessica e Jackal, è molto in avanti anche Diplex, c'è la scorta imperiale, ma perfetto, wow. L'assalto spirituale. Non sapevo neanche potessi timarlo così alla perfezione, Diplex, grazie di un'altra ennesima lezione di meccaniche, se ne va sotto torre, un po' di tempo perso da Ada, ma tornerà tranquillamente a farmare. Quello era chiaramente uno dei momenti delle compilation di YouTube, no? Sì, incidenti evitati all'ultimo secondo, punto esclamativo, epico, incredibile. Gente che scansa di un colpo d'anca degli interi tram, ed è esattamente quello che è successo lì con Diplex. Si è infilato tra le porte scorrevoli della metro prima che si chiudessero all'istante. Giocata perfetta. Ha mandato all'aria un bel po' di risorse che Rick era speso, il tempo di Adam nel trovare Roma, ha poppato anche Sterminatore di Mondi. Non male, non male. Questo dà tempo a Shaganda di attivarsi, ovviamente... Non è tragica la situazione per quel deficit di farming top. Concedere 14 punti ad Adam, 14 S in più, va benissimo. Occhio alla veglia lunare, occhio al ciclone! Veglia. È facile, facile la pulizia di questa uccisione. Se ne va Crowny, Jessica purifica perfettamente la prigione glaciale, giù il primo mattone, flash in avanti Skins, Rigger alza l'idolo del sole, Diplex arriva solo ora a dare copertura, ma questo vuol dire che Diplex... Rika, scusatemi, non dovrebbe andare in avanti, ci prova comunque, Jessica riesce a camminare via con un soffio di HP. E questo è il primo strappo importantissimo della partita di Vitality B, perché quelli sono 1000 gol di vantaggio, tutti su Aphelios. Occhio Rika! Si continua a combattere, Rika fa il passo in avanti forse di troppo, continua ad inseguirlo Skins, la scorta va a vuoto e questo segnala il disastro. Erdote ora diventa il target, l'ustione è su di lui, ma Jackal è costretto a flashare via dai soldati. Un po' rischioso da un lato e dall'altro questo scambio, alla fine... Come dicevamo, se ne escono vincitori Vitality B, ma sembra essercene ancora un po' prima di poterti lasciare parola, perché viene storito dal permafrost Diplex, prova a flashare via, non ha l'assalto spirituale, cerca di passeggiare il più possibile attorno ai controlli avversari. Adam non arriva in tempo, un'altra kill per Sheo dopo il colpo perfetto utilizzato da Crowny. E questo è un peccato, perché si dava una gran bella mano a Crowny nel raggiungere il suo despike con l'oggetto mitico che invece è già presente per Sheo. Col timing della Suprema di Kate è arrivato a lasciare a un HP Diplex, quindi last hit di Shio a trovare la seconda uccisione per il jungler dei BDSA, ma va bene così, stanno comunque trovando
un vantaggio abbastanza importante sulla top side e paradossalmente totalmente al contrario per quello per cui erano delineate le draft, lo svantaggio i BDS stanno soffrendo in bot, dove Jesk ha trovato un vantaggio di quasi 1000 gold, sono 900 che cambiano grafica, potrebbero essere arrivati ai 1000 adesso, e col fatto che Vitality stanno prendendo il secondo drago della partita, il primo per loro, direi che sì, arriveremo circa sui 1000 gol di vantaggio per Jeska. Non me lo aspettavo ed è stranissimo perché effettivamente questa deve essere la bot lane per gli BDS, il terreno di caccia preferito di tutta quanta la mappa per andare a cercare lo snowball attorno a Kate. Qua rivediamo la prima parte dell'azione, la kill trovata su Crowny e poi il quasi follow up su Jeskla. Vediamo se vedremo anche lo scambio successivo. No, perché si combatte top lane. Quel protocollo di precisione l'ho sentito e l'ha sentito anche Adam. Ora trova il Soraka. conquistatore, trova la suprema di Soraka, non la sua. Arriva anche Riker e Shigenda sa che non può salvarsi. Scorta imperiale per giustiziare l'avversario. Iniziamo a considerare il fattore Soraka, perché ho parlato degli specchi di cristallo. Non sono arrivati, ma le guarigioni sono sempre state spaventose finora. Come clutch, devo dire, quella ulti di Soraka, ma la posizione di Shigenda era abbastanza rischiosa. Se non avesse chiuso con l'autoattacco subito entrando post l'ultimatum Hextech, avrebbe probabilmente dovuto lasciar perdere. Ecco, questo è l'auto dopo il quale finisce il trade, di fatto. L'ulti di Soraka è quasi triviale, è quasi una ciliegina sulla torta. In realtà Adam aveva già trovato sufficiente sustain tra il Conqueror e l'autoattacco con passiva. Poi, visione di campo perfetta per Riker che trova il teleport e la chiusura in scorta imperiale. Un'uccisione davvero importante, soprattutto perché si è negato l'1v1 vinto a Shikenda. Non tanto per la kill raccolta da Riker, che è già sullo spike, ma perché quel duello avrebbe messo così avanti, avrebbe messa già in condizione di vincere il duello di Silent. Non possono ancora permettersi ai BDS, deve essere ancora per un altro almeno 10 minuti il game in cui Aatrox è il mostro della Silent, in modo che possano giocare poi 4-1 insieme, vincere i fight e prendere tutti gli obiettivi. Ok, visto che sembra non esserci per qualche istante azione, Jackdrol, non smentirmi, ti prego. Scivola la prigione glaciale, a posto. Jackdrol ci saluterà. Tutti ad attaccarlo. Occhio per il fuoco Uguale a prima, povero interiore. È un'altra kill su Crowny. Sheo con lo smite. Peccato per Crowny. Però Jackdrol, veramente, perché tieni così da solo? Sei una karma. Sì, qua purtroppo è la seconda volta che Jack Troll postura in modo un pochino irrispettoso, ma lo capisco. Karma ti dà l'impressione di concederti dei posizionamenti un pochino più aggressivi, visto il burst di movement speed e lo scudo che tiri dalla E, molti giocatori di Karma si permettono posizioni un pochino più aggressive, un pochino più sfrontate. 2 volte su 2 è stato punito Jackdrol. È un po' un discorso che ho fatto a lungo con uno dei miei mentori su League, che mi ha sempre spiegato come molte cose da supporto le puoi fare 99 game su 100 e andare impunito. Ma devi sempre giocare attorno allo scenario in cui la centesima volta vieni punito e ti può costare un effetto valanga incredibile. Questa era un po' una di quelle posizioni. 99 su 100, Jackdrol va lì, face checka, si mette la ward, magari può che viene via quella rimandata. La centesima è quella in cui viene esploso da Shio e quello aspetta e gli concatena i controlli in testa. Ok, domanda che stavolta si può concretizzare. Succhiasangue per Adam. So che non sei un fan ultimamente, ma ti chiedo, in questa partita secondo te avrà senso mentre Shigenda va Sì, dopo ti all'inseguimento? spiego perché, se ci Ok. lasciano parlare. Ok, questa volta mi piace perché è inevitabile che non possa giocare side. Non è una partita snowballata abbastanza hard da poter decidere di giocare side lane, perché Camille è stata zoppata, perché 0-2, 0-3, 30 CS dietro, e quindi non giocherai il 4-1 che sognavi. Giocherai un fight, vorrai trovare i proc di Gordrinker sul terzetto di campioni a breve gittata, sulla coppia, perdono, non c'è il terzetto. Di campione a breve gittata, dovrei giocare proprio per frontlineare assieme a Sejuani. Non è una partita in cui puoi fare la voce grossa di Sai. L'avresti potuto fare solo appunto in caso da Snowball, Eclipse, Rush, Serilda, solita storia, ma non è questo il game. Veglia lunare che va a vuoto, ma è lo spauracchio che serviva ai TDP per cacciare i BDS ed impedire che la torre vada giù. Skins si sta muovendo sul flank, Shigando allo stesso modo. C'è un drago che spawna tra 1 minuto. Potrebbe esserci ora l'aggressione. Ci prova Skins, ma si mangia subito la scorta imperiale e tanti altri danni. Arriva la prigione glaciale, costretta a flashare via, ma stavolta l'Ace in the Hole va a segno. Jeskla va in avanti con la Gale Force, ma non c'è quella suprema, l'abbiamo detto. E quindi manca tanto del burst dei Vitality. E se manca il burst, è contenta Soraka. Erdote
continua a mettere giù le sue guarigioni. Ora è tornato anche Adam, e in un 4 contro 3 che si sta concretizzando al momento, un 5 contro 4 generale, quella torre di cui parlavamo finalmente va giù per i BDS Academy. Mentre io spero sia passato il messaggio, spero che qualcuno mi abbia corretto, ma ho strafalcionato la patch. Siamo in 12-16 da quando stiamo affrontando questi quarti di finale, e colgo l'occasione per ricordare che appunto Caitlyn ha ricevuto un assist proprio sull'Ace in the Hole, sul headshot di passiva, e devo dire il danno si vede. Per chi sta giocando, per chi si guarda costantemente materiale relativo magari alla corsia inferiore, si sta parlando molto bene Caitlyn, sta parlando molto bene di Miss Fortune, anche se quello arriverà un po' dopo. Attenzione, qui si combatte già ora, eccole le guarigioni di Adam che si fanno sentire, il ciclo di skills però è perfetto. Jask la prova a mettere giù DPS costante con i suoi chakram molto bassi in HP tutti quanti, non c'è il desiderio, non c'è il trucco attivato da parte di BDS Academy. Si va a resettare un po' il drago, è sotto visione, si tuffa dentro e ringrazia Delish Sheo in questo caso. Sta aspettando che torni quell'assalto artico. I Vitality sanno di non poterlo forse buttare giù da soli, e guarda il flank. Arriva Riker, la scorta imperiale è gigantesca, e Adam si trasforma nel raid boss di cui parlavamo. Crowny ruba la pentakill involontariamente. Cadono nel tranello i Vitality B, ma Riker qua, il flank. Perfetto, perfetto, cos'altro c'è da dire? Perfetto sì, ed è... visto che mi hai offerto l'assist di parlarne della build un pochino più teamfightereccia per Aatrox, beh, qua abbiamo già avuto un po' un check di quello che può fare Aatrox quando va per Goldrinker. Diventa letteralmente un tank per la sua composizione. Tra l'altro questo è stato un fight in cui era già presente per Shio una coppia di oggetti molto forte, non solo il Gauntlet ma anche il Fulcro dei Geli. In slow motion i right click dei Vitality di pochissimo danno sostenuto. Questo è stato un interminabile 1 contro 5 in cui Shio ha malapena sofferto un po' di solletico. C'è stato un sacco di tempo che hanno preso i due frontliner dei BDS, in realtà non tanto l'azione per Aatrox ma più per Shio. Questo è il modo in cui vorranno giocare il resto del game. Perso il piano del 4-1 della vittoria del duello di Sai di Adam, Adam va semplicemente a fare il compagno di reparto di Sejuani. Quando Sejuani è 9 partecipazioni su 10, è il primo detentore di un secondo oggetto ed è praticamente inaffondabile, beh, viene anche facile giocare come compagno di reparto, come co-frontliner di questa Sejuani. Qua tra l'altro ricordiamo, visto che ora dall'azione era abbastanza chiaro mentre viene aggredito il barone Nash, i teletrasporti sono stati utilizzati in precedenza, il cooldown è molto alto perché questa grafica non utilizza quello del TP svincolato, ma qua Jack è costretto a flashare via. Arriva le Sende Hall, arriva il desiderio soprattutto, vedi un'area che però stavolta basta e avanza. Di Prest cerca un Airfrost che non è perfetto, possono continuare ad avanzare, trovano il ciclone su Sheo, ma guarda Erdote che continua a mettere giù W dopo W, 300 HP a pressione del tasto sui suoi alleati, e nessuno può morire se non Adam, che è andato troppo in avanti in questa azione. Però, visto che parli giustamente del sustain disgustoso che Erdot sta trovando con anche l'ausilio della sua Moonstone, lunga vita a Jektron. Quello sì, è un Putrefier Rush. Sì, per la prima volta all'interno di questo Master, forse miglior applier di Putrefier, tra i migliori applier di Putrefier del gioco. Penso a Karma, penso a Seraph. E qui abbiamo una Karma che rusha Putrefier, che va a tagliare totalmente le gambe ad Aatrox, Soraka e di conseguenza anche a tutto il resto del team, che beneficerebbe del condizionale del sustain di Soraka. E già questo cambia moltissimo dal modo in cui i prossimi fight andranno interpretati. Bisognerà essere più cauti, bisognerà cercare dei fight un pochino più fulminanti, un pochino più veloci, perché illudersi di potersi nascondere in Eterno tra le cure di Aatrox e le cure di Soraka non è più così facile. Per fortuna, devo dire, hanno anche la possibilità di barstare. Questa è una composizione che comunque ha optato per un Azir abbastanza aggressivo. A parte la Crown, poi gli oggetti che sono arrivati dopo non sono da danno sostenuto, ma sono da danno burst. Vedo Shadowflame e vedo Rabadon. Caitlyn è al secondo oggetto con Agio. Top, abbiamo detto, Teamfighter Aatrox, ma era l'unica build possibile. Dovrebbero poter saltare un po' sull'onda lunga di questo Azir 5-02-220CS, e non dover per forza cercare i fight infiniti con la Zir da Corona Nashor, Zonia e Bill passiva. Mi piace soprattutto quello che sta facendo Riker in termini di tattica e macro partita, quindi build, posizionamenti, come sta giocandosi le side, e poi l'esecuzione nel fight. Devo ancora vedergliela sbagliare una volta. Micromeccaniche pazzesche. Sì. Chiaramente, al di là del KDA,
l'MVP di questa partita insieme a Sheo, perché al momento sì. Il ritmo dettato da Sejuani in early game è stato straniante, per come siamo abituati a vedere Sejuani appunto giocare tanto per le side lane più che per la bot lane, invece per le solo lane, scusatemi, più che per la bot lane, ma stavolta era necessario farlo e l'ha fatta alla perfezione. Ma da quando Riker è salito in cattedra finora c'è stato poco altro di cui parlare. Jazz Club va con la build più chiuso difensiva Rabadon possibile, chiuso il Rabadon da parte di Riker. 23. Diciamo che quella quadra kill è un'iniezione di gol che non ti aspetti normalmente. Chiaro. Tra l'altro trovata in situazione di game neutro, sì. Non era la decima kill su un Wukong 0-10 come può succedere in solo più. No, ha pagato bene quella quadra, ha pagato pieno e ha proiettato l'unico carry AP, quindi a maggior ragione valida questa soluzione un pochino più coraggiosa dello Shadow Flame Rabadon. Semplicemente l'ha preso e l'ha portato con l'ascensore in late game, quando sì, ancora dobbiamo davvero giocarcelo questo mid game intenso, con i VTB che avrebbero dovuto poterselo giocare un pochino meglio con il duo jungle mid così aggressivo, ma no, saltati direttamente al punto in cui il jungle di tuo avversario è acciaccato, relativamente utile, ma senza aver ancora visto i due hyper carry che cambia ferro scalare. Davvero, c'è in mappa soltanto un carry e questo momento è lì. E tra l'altro sul point oceanico, perché giustamente ha parlato Putrefire, sicuramente se Jackal potesse spostare sopra il cursore del mouse sull'oggetto vedremmo tante guarigioni già negate, potremmo vederle tantissime a fine partita, però diventa abbastanza scorretto a questo punto il destino per i VDS Academy, perché quello 008 di Erdote è strepitoso, quelle 300 HP di cura a pressione di W altrettanto, e ora non deve neanche preoccuparsi troppo di curare gli avversari, perché sì, c'è il Putrefire, ma ti allontani dal fight, ci pensi un pochino, dici ok, sosteniamo, torniamo back e poi vediamo chi ci affronta nuovamente. Sì, quello è l'approccio e quello è il lo scontro tra le due composizioni che vedremo mid late, che quindi sta per vedere se effettivamente avremo uno scontro che non sarà totalmente caratterizzato dalla differenza di inventari e da inventare soltanto. Sarebbe potuto essere lo scontro tra una composizione che prova danno sostenuto, prova fight molto lunghi, prova danno sostenuto di Aphelios, di Camille, contro una composizione che invece vuole la kill sul target isolato, vuole la kill veloce con il burst di Azir Kaid che inizia a canalizzare Ace in the Hole. Quindi un po' sì, modi diversi di intendere il fight. Eccolo, subito il GPS su Jackal, burstato praticamente ma si salva. Eccolo invece il desiderio, eccolo Adam, ancora raid boss. Ma Shigenda ha trovato il flag perfetto e la solo kill con shutdown su Crowny. Diplex prova a lanciarsi dentro con la sua sfera, ma non muore nessuno. Guarda Adam ancora in piedi, guarda Erdote, l'ambulanza, quanto sustain porta, e Adam danno. Riesce a trovare la Q3 sul l'addicario avversario, ma l'inseguimento di Diplex proverà ora con la sua seconda lava del Darking. La terza forse è troppo lontana, ma bastano le catene infernali, basta la pressione di W per una doppia uccisione per il barone Nashor di questi BDS Academy. Tutto giusto, Shio ha fatto benissimo a buttarsi dentro quanto prima, appena visto il lume buttato dentro, sapeva di trovare meno male un avversario, non gli importava chi fosse quell'avversario. Una volta trovato là sul fight, una volta in posizione di sparare praticamente melee range, ma quanto basta per trovare il pop di ulti, l'avversario avrebbe reso facile il follow up dei suoi alleati. Cioè, tranquillamente una coppia di campioni che può saltare il pit con lui, sono Azir e Aatrox. C'è Soraka che non importa che connetta in modo melee con un alleato per curarlo, perché c'è la ulti e poi puoi iniziare a fare il giro. E c'è giustamente Crowny che non perde un istante, ha insta canalizzato ulti non appena gli è stata regalata visione da Shio. Da questo punto di vista, bellissimo l'asse carry jungle, anche se poi Crowny il bersaglio del flank suicida. Risolto però quel flank, risolto quel campione che un po' può barstare, Camille con la sua Q2, il fight diventa facilissimo. Tutto il sustain del mondo per Adam, tutto il sustain del mondo portato avanti da Erdot. Non c'è Putrefire che tenga se Karma non ha campioni su per applicare quel Putrefire. E tra l'altro ho contato letteralmente il cooldown e vedete ora l'alone viola sotto Crowny, Barone Nashor anche per lui, applicato su tutti e cinque i giocatori dei BDS Academy perché hanno aspettato il suo respawn. Occhio al flank, hanno visto ora
Shigenda, ma non hanno ancora spottato Skins, i giocatori dei BDS, quindi ora potrebbero non aspettarsi l'arrivo della scimmia. La vedono ora chiaramente su questo lume di controllo, alzano il dolore del sole. Skins col guerriero insidioso si porta tanto in avanti. Sheo a far da watchdog stavolta molto più tardi di quanto tu parlassi, però comunque fa quel compito sul flank rispetto agli avversari, a proteggere i suoi alleati sotto la passiva di Azir. Ancora una volta c'è un solo minion cannone e tanto basta, perché bala giù la prima torre dell'inibitore della partita. Nel frattempo Adam fa il suo lavoro di side laner, perché a questo punto ti interessa davvero poco che ci sia una Camille dall'altro lato. Ondata è gigantesca, il counterplay non può arrivare, Jackdroll molto basso in HP, non può rimanere in fight, sta morendo passivamente Jesper praticamente, prova con la veglia lunare ma Riker flasha via, BDS trovano la prima uccisione con Adam, Shigenda è sul flank ma ovviamente il focus va su di lui, il rampino, arriva un pelino troppo tardi per evitare la prigione glaciale ma riesce comunque a salvarsi, giù due inibitori, Jesper di nuovo full HP, Riker però con il suo range, con i suoi soldati può far paura, lo stesso fa Crowny, giù la prima torre del Nexus. Non si interessano neanche della seconda i BDS, se non il solo Adam. Hanno 5 minion cannone ad assistere nella chiusura della partita in 29 minuti e mezzo. Sarà l'1-0 in questa best of 5. E chissà che non cada qualcun altro, provano a fightare. Skins, questo è da andare indietro. Si salvano tutti quanti i vitali di B, ma non salvano il Nexus. Uno stomp sonoro come non me l'aspettavo, sì, per il game 1 di una serie che dovrebbe andare per le lunghe, ma che a questo punto potrebbe risolversi anche un pochino più velocemente di quanto ci aspettavamo. Abbiamo sì due seed delle FEL che conosciamo, che abbiamo già visto affrontarsi proprio nel campionato domestico, ed è stata quella di BDS, la vittoria. BDS che tra l'altro avevano anche trovato la vittoria sui poi campioni, gli LDLC, ma sono stranissime le draft. Ora posso prendermi un pochino più di tempo, magari anche aiutarmi col senno del poi, anche se non è quello il modo in cui andrebbero fatte le analisi. Posso un pochino parlare meglio di questo strano duo Caitlyn Soraka. Sarò molto sincero e trasparente, vista Caitlyn Soraka, vista la velocità con cui Vitality B hanno tolto Karma e vista la scelta dei BDS di non trovare un pick aggressivo da affiancare a Kate, davo la partita per finita. Mi spiego, e mi spiego da caster LCK, ricordate molto bene. Quello che solitamente accade è quando una comp non è fortemente snowball, quando ha solo un paio di elementi che sognano lo snowball, come potevano essere all'interno di questo game Aatrox e Kate, butta male di solito. Butta che non riesci veramente a travolgere il game con la giusta veemenza e ti trovi semplicemente outscalato. E tra l'altro l'outscale, la composizione dei Vitality B, l'avrebbe anche dovuto portare in modo abbastanza safe, perché di assicurazioni sulla partita per arrivare late ne avevano ben tre, Karma e poi il jungle mid duo, che sono molto forti in early to mid. In qualche modo però, lentamente, inesorabilmente, quello snowball è arrivato. Anzi, la presenza di Soraka non solo ha blindato lo snowball in bot per la propria Caitlyn, ma l'ha anche garantito in top ad Aatrox su quell'azione preziosissima in cui ha ultato e ha salvato Adam da un 1v1 che stava venendo vinto da Shigenda. Quindi comunque, in qualche modo rocambolesco, il puzzle lo hanno risolto, l'hanno spaccato, hanno distrutto le orecchiette dei pezzi del puzzle, l'hanno reincollato, ma il risultato è venuto fuori lo stesso. Shout out ai BDS perché questo game l'hanno vinto di brute force. Non parliamo di outdraft, perché anzi, si sono aggiunti del coefficiente di difficoltà, secondo me, con la draft. Che poi il tuffo sia stato perfetto, senza schizzi, e da 6 giudici che votano 10, è un altro paio di maniche. Ormai l'abbiamo imparato. Soraka, campione che in Europa, a quanto pare, può fare la differenza. E come? Veramente, performance strepitosa da parte di Erdote. Abbiamo parlato tanto di MVP Riker, che mi sento comunque di sottolineare ancora, sì, una volta. Di possibile MVP Sheo, Erdote, terzo, non così lontano dagli altri due secondo me, ma per questo primo game abbiamo visto veramente tutto quanto. Pausa e torniamo tra poco con game 2, non mancate. A tra poco.